segreto. In giunta delle elezioni, con la nostra responsabilità personale, noi abbiamo fatto una proposta all'Aula, poi sarà approvato anche un emendamento da proporre all'Aula, perché l'Aula deve rifugiarsi nel voto segreto? Posso capire il voto elettronico. Poi io credo che se lei vuole prendersi, siccome la parliamo a vedere oggettivamente delicata, se lei vuole prendersi per verificare questa questione un'ora di approfondimento con gli uffici, ma secondo me è qualcosa di strano nel metodo di votazione. Allora, o si vota in maniera trasparente, ciascuno si prende le sue responsabilità, sarà il voto segreto, cosa vuol dire? Che si può anche bocciare? Questa questione la vorrei capire, se prima di procedere a un errore, secondo me una riunione andrebbe fatta per essere certi di quello che stiamo facendo. L'articolo 37,2 riguarda questa materia. Ora, rispetto alla votazione con voto elettronico, che sia voto segreto è disciplinato l'articolo 37,2. Che si vota a scrutinio segreto per eleggere incarichi o revocare da incarichi persone e comunque sulle questioni concernenti persone, quindi salvo quanto disposto all'articolo 23 dello statuto. Però c'è un precedente che riguarda una decadenza di un consigliere dell'11 febbraio 2003 con la quale si è votato a scrutinio segreto per la decadenza di un consigliere regionale l'11 febbraio 2013, quindi da questo punto di vista c'è già un precedente. Ora, se vogliamo approfondire il tema del voto a scrutinio segreto per voto elettronico, questo possiamo sospendere e riprendere in effetti è vero, perché se prendiamo un'ora sono 1.30, alle 14.30 per approfondire questo. Grazie, la seduta sospesa e la giornata alle ore 14.30. Ma questo è un precedente. Io devo anche essere questo.